Noi siamo molto molto soddisfatti di quello che sta accadendo in città sotto il profilo turistico-culturale. Ovviamente ogni cosa va governata, compreso il turismo. Vogliamo avere una visione di città, cui il turismo è una ricchezza, non c'è massificazione, non si diventa una città come un'altra al mondo, che si possa coniugare identità e rivoluzione, che quindi non ci siano fenomeni di svuotamento dei centri storici soprattutto da parte degli autoctoni, non ci sia chi faccia speculazioni immobiliari facendo lievitare i prezzi. Chiaramente il Comune fa quello che dovrebbero fare altri, perché noi abbiamo una legislazione regionale che risale al 2001, abbiamo una legislazione nazionale carente, anche quella europea, quindi diamo dei segnali che vanno soprattutto verso la direzione del rispetto delle regole, il rispetto dei diritti, la valorizzazione della cultura e la valorizzazione del turismo. Da qui a qualche giorno, a qualche settimana, approveremo anche la delibera sulle attività produttive e attività commerciali, cioè quella di incentivare coloro che investono su mestieri tipici, botteghe artigiane, trattorie, start-up giovanili, invece non chi vuole fare speculazioni commerciali, ad esempio con attività seriali che con alcuni luoghi del centro storico non hanno nulla a che vedere. Anche qui cerchiamo di intervenire in un sistema normativo che va invece verso la giungla delle liberalizzazioni più selvagge, cioè che se uno si sveglia la mattina tutto sommato potrebbe aprire qualsiasi tipo di attività commerciale. Insomma, noi siamo molto attenti al fatto che la nostra città ha delle radici profonde che non devono essere stravolte, ma nella consapevolezza che turismo e cultura, per cui siamo primi per crescita in Italia ormai da tempo, sta diventando un fenomeno di economia circolare nella nostra città che sta producendo una ricchezza che si vede. Quindi, siccome è una ricchezza così importante, cerchiamo di beneficiarne tutti i cittadini, l'amministrazione che quindi può investire in servizi e miglioramento della vita, e credo in questo modo Napoli ha una sua visione, cresce, c'è sviluppo e non ci sono particolari effetti collaterali. La delibera è stata accompagnata da una serie di incontri, come sapete, tipico della nostra amministrazione, cioè democrazia partecipativa, consulte, incontrare, è un passo che abbiamo fatto, non è che questo è un tema dove c'è molta liberalizzazione, lo sapete, quindi la legislazione regionale deve essere fondamentale. Noi però faremo di tutto da un punto di vista normativo, politico, amministrativo e cittadino, per evitare che accada questo, cioè che c'è qualcuno che aggredisca determinati immobili, fa delle speculazioni e soprattutto i più giovani sono costretti magari a migrare perché non si possono più permettere un fitto alto. Questo non è giusto. Io credo che la città deve contemperare le esigenze innanzitutto dei napoletani, che sono felici di questo turismo e di questa cultura, che non deve diventare un fatto anche collaterale negativo. Cercheremo di limitare al massimo, se non impedire del tutto, gli effetti collaterali che invece si vedono, ahimè, in altre città italiane e europee in cui non c'è stato evidentemente un governo di tutto questo. Una città che l'ha affrontata abbastanza bene è Barcellona, ma se guardiamo le città italiane, devo dire, ci sta sinceramente una situazione. Penso a Londra, che sì, non c'è sì, più, Però diciamo, parlando a quelle italiane, forse le due delibere che abbiamo approvato noi, non vorrei sbagliarmi, ma sono le prime in Italia, sia quelle contro il lavoro nero da parte degli esercizi commerciali e sia questa dei CIC.